artistico, direi, sia per quanto riguarda il testo che per quanto riguarda la musica. Cioè, inutile che si stia a spiegare questa canzone. Io spero che alla stessa maniera che noi non ci abbiamo capito niente nel farla, voi la comprendiate mentre noi la eseguiamo. Proviamo. Dunque, 2000 anni fa, l'ufficio stampa del Paradiso, tramite il suo ministro più importante, che era una persona che girava spesso con delle prese d'aria dappertutto, cioè aveva un po' qua anche nei piedi, no? Girava e diramava questi volantini del suo ufficio stampa, che venivano chiamati Vangeli. Questa sindone, cioè, tipo me, no? Andava in giro e raccontava queste cose. Nello stesso tempo c'erano delle altre persone che facevano un lavoro un pochino più underground, che raccoglievano delle altre notizie, notizie che non è che fossero poi degne di fede così tanto, infatti queste notizie vennero poi raccolte in altri tipi di Vangeli, tutti i fascicoli da tiro scritti, fatti bene a macchina, e vennero catalogati come Vangeli ipocriti, perché non erano degni di fede, ovviamente. Allora, un cantautore di Genova, prendiamone uno a caso, no? Cioè, dice, io voglio andare a indagare com'è questo fatto di questi Vangeli apocrifi. Quindi va a Milano, si documenta presso la biblioteca e scopre parecchie storie interessanti di cui parlare. Al momento di mettere in musica la cosa, si rivolge al suo arrangiatore di fiducia, il quale gli presenta in sala quattro ragazzi erano un po' dell'epoca, cioè ragazzi che facevano i musicisti non per hobby, ma ci provavano a farlo. In realtà erano dei ragazzi un po' stracciati, barboni, cioè non so, fatevi conto, la roba tipo Fonzi, che uscivano tutti un po' così, no? Ecco, per esempio ce n'era uno che aveva un ricciolone nero proprio tipo Fonzi, era Franco Mussida che suonava la chitarra. L'altro era un ex idraulico di Varese con delle manone tozze, tozzissime, delle mani grosse così. Era Flavio Premoli del mestiere. L'altro che lavorava in una ditta di champagne, perché lui viene dalla Francia, e suonava il basso, si chiamava Patrick Zivas. L'altro a tempo perso, quando riuscivo a schiodarmi fuori da tutti i miei disimpegni, prestando anche tutti i miei pelazzi, suonavo la batteria di Rock Yourself da solo, 38. Questo è stato l'incontro. Lui naturalmente ci ha riprovato a farci vestire, a metterci in accordo. Non ci è riuscito perché siamo rimasti in fondo dei ragazzacci. Un po' rock. E allora facciamo questo lavoro, si chiama La Buona Novella, e dalla Buona Novella vogliamo farvi ascoltare due pezzi. Uno è Giuseppe nella bottega del falegname. Lui aveva una bottega nella quale faceva spesso le session con Tony Esposito. L'Esposito aveva quei pentolini, lui si metteva il martello, facevano queste cose qui, intanto che Maria aspettava lo Spirito Santo. L'altro era il testamento di Tito, del quale ne faremo una piccola parte, molto piccola, ristretta a solo 10 dei 242 comandamenti, perché ovviamente c'è una questione di tempo per starci dentro. Si sa che certe persone
quasi esorcizzando i loro problemi psicologici, fisici, intellettuali, infieriscono sulle persone che sono al di sotto di loro, anche dal punto di vista strettamente fisiologico. E questa è la canzone dedicata ad un uomo piccolo, nei confronti della quale altre persone che si sentono molto più adulte, molto più elevate, sia spiritualmente che appunto fisicamente, riescono a dire delle ingiurie sanguinose, tipo un nano è una carogna di sicuro perché il cuore è troppo vicino al buco del culo. Ora, ci sono due modi per poter reagire a questo tipo di provocazione. O una persona è debole, allora magari si tira, o altrimenti è forte, come il caso di questo personaggio che è tratto dall'antologia dello Spoon River di Edgar Lee Masters, e attraverso vie traverse, attraverso conoscenze, attraverso la propria volontà, la propria intelligenza, riesce a raggiungere i vertici del potere, e una volta raggiunti lì, riesce a fare forse più male di quanto non avessero fatto lui durante la gioventù, quando appunto gli dicevano nano. La canzone si chiama Il Giudice, forse qualcuno di voi la conosce, la ricorda. Adesso un brano che forse è anche reperibile in qualche papiro del Museo Egizio di Torino, perché è un po' vecchiotto. Io l'ho scritto nel 62, forse un buon terzo del pubblico non era neanche nato quando io l'ho fatto. Comunque ve lo faccio sentire, qualcuno di voi lo ricorderà senz'altro. Il palco, cioè tutta questa gente che c'è sopra, il perché di queste cose, perché si voleva fare da tanto tempo una cosa tra un cantatore e un gruppo, dove la premiata partecipa anonima, non come PFM vero e proprio, perché manca Lazzetti, quindi non siamo al completo, ma bensì partecipano i musicisti in qualità di arrangiatori, esecutori di queste cose, sulla musica che ha scritto Fabrizio, e della realizzazione di un album che è stato registrato a Bologna e Firenze durante questa tournée che uscirà fra poco. E i musicisti della BFM, che sono fra il premio e le tastiere, Franco Mussina, chitarra acustica elettrica 12, 13, 14 e anche 13 cose. Baffi e bassi, Patrick Zivas. Batteria, percussione, Pelazzi, Franz Di Ciotti. Poi ci sono tre ospiti, anzi oggi addirittura ce ne sono quattro di ospiti. Uno ha aperto uno prima ancora di un altro ospite che siamo soliti portarci. E Fabrizio, vorrei che tu presentassi questo ospite speciale che abbiamo. Pinuccio Pinucci. Esatto, un grosso applauso. Ecco, dopo c'è Davide Biondino, un nuovo cantautore che ha realizzato un album da poco. E due musicisti sul palco, uno è una vecchia conoscenza, si chiama Roberto Colombo, le tastiere. Naso grosso e cervello fino. L'altro è Lucio Violino Fabri. È autore di due splendidi baffi che si porta qua, e in più a tempo perso fa anche degli album. Ne ha fatto uno che si chiama Amarena, è uscito da poco tempo, anche questo è un disco che vi segnaliamo, è facile da ricordare perché Amarena, Fabri, basta una pasticceria, dice c'è il disco di Fabri, quelli mi danno un gelato, vi servono con la ciliegina e vi mandano via e dovete passare al prossimo negozio. Poi c'è una persona
persona molto importante, che è quello che praticamente ha fatto, diciamo, questo lavoro in cui noi abbiamo fatto tutto un vestito, abbiamo messo certe cose intorno, però la musica è sua, i testi sono suoi, se li canta, se li suona, se li legge. Fabrizio, ti abbraccio. Travestito da pesce rosso, mi salta addosso e se ne vedono delle belle nel bosco.